Adesso abbiamo un ospite per parlare di un bel appuntamento, un appuntamento in programma il 13 maggio, quindi domani. Siamo alla Cineteca Civica di Via Gambalunga a Rimini, un'iniziativa organizzata dal Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Rimini, di cui vi abbiamo parlato tempo fa con il suo ideatore Vincenzo Aulizio, che ne è anche presidente. L'appuntamento di domani si intitola La scuola siamo noi, nessuno si senta escluso. Un dialogo con Eraldo Affinato, scrittore e insegnante, che noi abbiamo il piacere di avere in collegamento. Eraldo, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. La scuola siamo noi, nessuno si sente escluso, con il punto esclamativo finale, perché questo è un appello penso a tutti, dopo due anni di grandi difficoltà. Sì, la pandemia sicuramente ci ha messo tutti alla prova, non soltanto i docenti ma anche le famiglie. Però siamo usciti, io credo, anche rafforzati da questa drammatica esperienza, perché c'è stata una grande accelerazione tecnologica e questo sicuramente lo dovremo mettere in positivo. E poi la consapevolezza della salvaguardia del bene comune, questo è un altro aspetto secondo me che va considerato. E inoltre, in terzo luogo, tutte le famiglie sono entrate concretamente la scuola è entrata all'interno delle famiglie, quindi c'è stata una consapevolezza maggiore, ecco, di cosa vuol dire insegnare ad ingranaggi scoperti. Chi rischia in questo momento di sentirsi escluso? Beh, tutte le persone, tutti i ragazzi che ad esempio sono andati via dalla scuola. C'è stata una grande dispersione scolastica in Italia, questo è un problema, una ferita sanguinosa che noi abbiamo, di ragazzi che abbandonano la scuola a 14, 15, 16 anni, e questo da sempre. Nel caso della pandemia è aumentata questa cosa. Allora dobbiamo recuperare i ragazzi, non solo quelli che sono andati via, ma anche quelli che magari sono rimasti, ma di fatto a volte recalcitrano, hanno dei problemi, non partecipano alle lezioni. Quindi l'elemento di tenere tutti insieme è fondamentale. Appunto, come riuscire però a farlo? Perché diciamo che la scuola deve essere un lavoro di gruppo che mette insieme gli insegnanti da una parte, tutto il corpo docente, che mette insieme i ragazzi, ma anche le famiglie che giocano un ruolo importante. Certo, il lavoro di gruppo, questa è un'espressione che condivido. Naturalmente questo lavoro di gruppo va conquistato, va costruito, ecco, non è presente, nel senso che spesso le famiglie, lo diciamo con dolore, noi docenti a volte ostacolano l'azione appunto del docente invece di favorirla, e invece noi dobbiamo ricostruire un legame virtuoso fra la famiglia, la scuola, tutte le agenzie educative. Questo si può fare soltanto nel momento in cui l'aula diventi uno spazio vitale, cioè non soltanto uno spazio specialistico dove ci si va ad annoiarsi, ad esempio, ma come uno spazio propulsivo da cui possano nascere nuove energie. Allora in quel caso la scuola diventa un'avanguardia anche di una nuova umanità, per così dire. Questo sarebbe l'obiettivo da cogliere. Il rapporto con i ragazzi come è cambiato in questi anni di difficoltà? Perché ricordiamo, c'è stata la pandemia, poi anche la guerra in qualche modo è andata a toccare un ambito, un momento difficile, già difficile. Beh, questi periodi drammatici, sia quello della pandemia, sia questo della guerra, sottolineano ancora una volta la centralità della scuola, perché è lì che le generazioni entrano in contatto, gli adulti con i giovani al di fuori della famiglia, ed è lì che si verifica il passaggio di testimone da una generazione all'altra, ed è lì, sempre nella scuola, che si consegna la tradizione e la si rinnova, perché poi ogni generazione ricomincia da capo. Quindi questi momenti difficili, rilanciano la responsabilità della scuola anche di fronte ad una rivoluzione digitale, quella che noi stiamo vivendo, e lì la scuola deve ripristinare, le gerarchie di valore all'interno del grande mare magnum della rete. E quindi ecco che la scuola diventa ancora più centrale rispetto al passato. Una scuola sempre più centrale, ma secondo lei in questi anni
le istituzioni l'hanno aiutata ad essere centrale, perché abbiamo vissuto insomma degli anni un po' schizofrenici anche da un certo punto di vista, con norme che cambiano di continuo, con la scuola che prima è stata diciamo la più penalizzata, poi invece si è detto non deve chiudere più. Secondo lei insomma c'è stata una gestione nella complessità comunque del momento corretta? È molto facile criticare diciamo, la scuola, e siamo tutti pronti a farlo a partire ognuno dai propri territori anche, però è anche difficile da diciamo così, guidare un'istruzione così complessa come quella italiana, perché noi abbiamo in Italia ambienti scolastici d'avanguardia, straordinari, sperimentali, poi abbiamo sacche di resistenza diciamo dove ci sono vecchi schemi ottocenteschi ancora nella lezione frontale, abbiamo insegnanti a volte frustrati ed insegnanti entusiasti e pronti a cambiare, quindi è molto difficile fare discorsi generali, no? Noi dobbiamo ripartire, io credo, dai territori, dall'autonomia dei singoli istituti, è lì che possiamo fare la differenza, ed è costruendo regione per regione, istituto per istituto, nuove realtà didattiche, e naturalmente certo le istituzioni devono dare la linea guida, però poi si tratta di, come dire, rinnovarla giorno per giorno attraverso la partecipazione di tutte le componenti coinvolte. Ci è capitato molte volte in trasmissione di avere modo di parlare anche con dei dirigenti scolastici che molte volte erano quasi scoraggiati di fronte a una situazione in continua evoluzione dalla mattina alla sera e dalla sera anche alla notte fino al giorno dopo. È difficile anche gestire delle situazioni di questo tipo. Sì, soprattutto perché c'è la burocrazia, insomma, questa rete di amministrazioni, di moduli da riempire, di insomma beghe che a volte, come dico spesso, mi capita di dire spesso, stancano, per esempio il docente, prima ancora che lui entri in aula, già praticamente è logorato, mentre invece dovrebbe essere leggero, fresco, pronto nel momento in cui incrocia lo sguardo dei suoi studenti. Questo alleggerimento del lavoro amministrativo e burocratico dei docenti, secondo me, ecco, questo sì è una cosa da realizzare. Dobbiamo lasciare libero l'insegnante di fronte a quella grande esperienza straordinaria che ogni giorno si rinnova, che è il rapporto con gli adolescenti, con i bambini, con i giovani lanciati verso il futuro. Ecco, questo naturalmente è difficile da realizzare sul campo, però attraverso queste buone pratiche, ecco, che sicuramente ci sono in Italia, e qui il dirigente gioca un ruolo essenziale, possiamo raggiungere questo obiettivo. Come vede la scuola italiana del futuro, o come auspica che possa essere? Ma intanto la nostra scuola è molto più avanti di quanto noi stessi a volte diciamo, perché ad esempio tutto il tema dell'inclusione dei ragazzi disabili ci porta all'avanguardia in Europa. La nostra legislazione è tra le più avanzate rispetto a quello che si fa in Germania, in Francia, in Inghilterra. Poi naturalmente ci sono delle necessità di aggiornamento degli insegnanti, che però questi aggiornamenti io credo andrebbero fatti nella realtà concreta, non continuando a fare corsi teorici a cui hanno già assistito i docenti tante volte dal momento in cui si sono laureati in poi. Dovremmo favorire le pratiche operative in aula, ecco, mostrando attraverso l'esempio, diciamo, il modello di docenti magari più anziani, cosa significa poi entrare in aula e in qualche modo conquistare la fiducia dei nostri ragazzi. Io sono fiducioso, perché se non lo fossi, insomma, non potremmo nemmeno continuare ad insegnare ogni giorno. Mi è piaciuto il termine conquistare la fiducia, che è poi l'aspetto fondamentale, quello di conquistare la fiducia delle persone che poi tutti i giorni, a cui sei chiamato tutti i giorni a dare un insegnamento, un input, che poi non è solo quello. Sì, conquistare la fiducia è la cosa più importante, perché uno può anche conoscere bene la propria disciplina, quella che appunto è chiamata ad insegnare, ma se poi non riesce a creare quell'attesa, quel confronto, anche quello scontro, però quella verità, quell'autenticità che gli studenti gli richiedono, sarà inutile insomma
il suo intervento. Il mestiere di insegnante è un mestiere straordinario, però è un mestiere che consuma e quindi c'è bisogno di un rinnovamento anche continuo della nostra esperienza. E come sono cambiati gli studenti in questi anni? Ma ogni generazione ricomincia da capo, questa è la cosa bella, per cui noi non dobbiamo mai dare niente per scontato, dobbiamo sempre sapere di dover ricominciare da capo, però il cambiamento vero negli ultimi anni è legato alla rivoluzione digitale di cui parlavo prima. Oggi i ragazzi hanno una testa, diciamo, diversa da quella dei loro coetanei fino appunto a 10-15 anni fa, perché sono cresciuti sugli schermi e questo naturalmente cambia molto, cambia anche la percezione dei testi, ad esempio. Quindi sono ragazzi che spesso hanno una grande capacità anche creativa di connessione fra un argomento e l'altro, però magari sono un po' più disabituati alla concentrazione continua. Quindi è un cambiamento mentale, non do giudizi di valore, non è un fatto positivo o negativo, però è un cambiamento della forma dell'apprendimento a cui la scuola ancora non corrisponde pienamente. La scuola è ancora un po' legata allo schema novecentesco. E allora questo è il vero, come dire, il vero compito da svolgere per la scuola, rinnovare lo spazio didattico, ad esempio, affiancare alla lezione frontale nuovi momenti più laboratoriali, questo per andare incontro a questi adolescenti che hanno proprio attitudini cognitive diverse rispetto al passato. Eraldo, grazie, e ricordiamo l'appuntamento di domani sera alle 21 in Cineteca a Rimini, via Gambalunga 27. La scuola siamo noi, nessuno si senta escluso. Un dialogo, in qualche aspetto ve lo abbiamo anticipato, grazie a Eraldo Affinati, scrittore, insegnante, collabora anche con tanti quotidiani nazionali come il Corriere della Sera e Repubblica, per dirne solo due, oltre ad aver scritto tanti, tanti libri. Insieme a lui ci saranno il presidente nazionale del CIDI Giuseppe Bagni e Vincenzo Aulizio, che è presidente del CIDI di Rimini. Eraldo, grazie ancora. Buona giornata. Buona giornata a lei.